aziende e non da delle cooperative. Noi vogliamo il riconoscimento dell'usura della professione, non possiamo lavorare fino a 65 anni con i turni che facciamo, vogliamo il riconoscimento economico, ma d'altronde non siamo rappresentati bene. Cioè, noi ci chiediamo come fa un ministro Lorenzin a rappresentare la sanità che non ha neanche una laurea in scienze femministiche, ha una maturità classica. È un anno e mezzo che sono qui in Parlamento e non avevo mai visto una piazza così piena di infermieri. Abbiamo la vostra forza di cittadini che cercano di fare il loro lavoro, il loro dovere. Chi fa la sanità sono le persone che stanno lì dalla mattina alla sera a seguire gli atti quotidiani della vita dei pazienti. E solo voi potete sapere quanto è importante questa battaglia sui diritti, sull'esigibilità dei diritti, su turni massacranti che sono totalmente fuori legge. Qui con la delegazione di voi entreremo dentro, ci siederemo un attimo al tavolo, capiremo insieme come fare, come lavorare, soprattutto sulla legge di stabilità, per cercare in ogni modo di impedire a questo governo di tagliare ulteriori fondi a una sanità che è già distrutta, che non può andare avanti e che non può andare avanti assolutamente senza il servizio che giornalmente noi infermieri diamo ai cittadini italiani. Concluso l'incontro con il NURSIND, il sindacato degli infermieri, è la prima volta che facciamo questo incontro con questo sindacato, è la prima volta che ospitiamo così tanti infermieri qui nel gruppo del Movimento 5 Stelle. Ci auguriamo che la loro battaglia continui e continui ancora più forte di quello che è stata oggi in piazza. Gli infermieri non possono essere lasciati soli, sono una categoria fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale e non li abbandoneremo mai.